Maria Cristina Salvatore, presidente dell'Associazione Arte e Tradizioni Fontana Vecchia di Campobasso, oggi qui sul tratturo di Campo di Pietra per la 7ª edizione di Riviviamo il Tratturo. Riproporrete con il vostro parterre di scelte, di canti e di danze, che cosa? Allora, proponiamo un programma legato ai tratturi e alla transumanza, ovviamente, perché la nostra associazione, che è nata nel 2014, ha lo scopo proprio di rivalutare, riscoprire, tutelare e valorizzare quello che è il nostro patrimonio coreutico, quindi le danze e canoro. Per cui proporremo questo viaggio immaginario, ripercorrendo le strade tratturali, un viaggio che parte dall'Abruzzo e finirà in Puglia, e proporremo dei canti d'amore e delle danze tradizionali legate al tratturo. Cori fatti in polifonia, perché ci occupiamo proprio di questo, studiamo questi canti, li riscopriamo e li riportiamo in scena. Voi che diffondete la cultura molisana, sì, scendete nelle piazze, prendete parte alle varie manifestazioni, secondo lei qual è il simbolo per eccellenza della cultura molisana? Il simbolo per eccellenza della cultura molisana è la cultura contadina. E quindi tutto quello che attiene al mondo alla terra, al territorio. E se seguirete i lavori che ci saranno all'interno del convegno, capirete come le danze e i canti d'amore siano espressioni, non solo i canti d'amore, siano espressioni di quello che è il territorio, il nostro territorio. Purtroppo il Molise è come se avesse voluto un po' perdere queste tradizioni, come se volesse un po', se si vergognasse un po' di quelle che sono le tradizioni legate alla terra, e invece noi le vogliamo riscoprire, perché noi veniamo da lì. E questo è anche lo scopo della manifestazione, rivalorizzare il tratturo. Esattamente, sì, perché lungo i tratturi è vero che passavano gli uomini, ma si incontravano e si contaminavano culture. E questo è quello che noi intendiamo mostrare stasera, questa contaminazione tra culture. Magari non tutti sanno che ci sono episodi di tarantismo anche in Molise, e la spallata, che è la danza che proporremo questa sera, è proprio una danza, tra le altre cose, che ha anche una valenza di guarigione. Edizione di Riviviamo il Tratturo, il focus principale è il Molise, il territorio e l'alimentazione. Convegni a tema anche sulla produzione cerealicola del territorio. Non a caso, proprio qui sul tratturo, nell'area della festa, mezzi agricoli molto antichi. Pietro Geremia, ci troviamo di fronte a un vecchio trattore. Di cosa si tratta? A che epoca risale? Come è fatto? Allora, questo è uno dei primi trattori che ha cominciato a sostituire la trazione animale. La produzione va dal 40 al 56. Questo è un 48, è un 16.000 di cilindrata, è un monotesta con l'avviamento a testa calda. Vuol dire che la testa anteriore, che se la inquadra lì, è riscaldata da un fuoco, da una candeletta. Si attende un po' di minuti e dopo, a forza di braccio, si tende di metterlo in moto. Di solito ci si riesce. Con questo trattore, oltre che all'aratura, facevano le trebbiature, perché è provvista di puleggia. È un trattore che praticamente oggi io lo conservo, non mi definisco un collezionista, ma un
conservatore di storia antica della meccanica. Oggigiorno si potrebbero ancora usare questi mezzi? Allora, in Emilia Romagna e anche nelle Marche fanno delle gare di aratura. Ci sono proprio dei collezionisti, dei conservatori, come ho detto prima, che ogni anno in periodi particolari si mettono insieme una trentina di questi trattori e fanno le gare di aratura e anche di trebbiatura, perché è provvista di puleggia. E dopo il Landini, una Balilla del 1928, un altro mezzo agricolo interessantissimo. Sì, questo è una motomeccanica, il marchio è motomeccanica e il modello è Balilla. Anche questo viene, come ha detto lei, del 1928, è uno dei primi trattori che vengono usati specialmente nella pianura padana. E veniva usato anche questo come aratura e come trebbiatura perché è provvisto di puleggia. È un trattore diverso da quello precedente perché mentre l'altro va a diesel, questo qui va a avviamento a benzina, ha un motore 4 cilindri ed ha la conversione a petrolio. Quindi sono due meccaniche completamente diverse. Sono loro i protagonisti della storia dell'agricoltura italiana? Ovvio che sì, perché come ho anche detto prima, hanno sostituito i mezzi a trazione animale e quindi è stato lo sviluppo della tecnologia meccanica per l'agricoltura in Italia. Siamo in cucina, siamo tornati nelle cucine della settima edizione di Riviviamo il Tratturo, è l'ora di pranzo. Signor Antonio, cosa ci mangiamo oggi di buono? Un qualcosa che è sinonimo di Molise? Indubbiamente. Cavatello tradizionale fatto casareccio, lavorato a mano, con delle costine di maiale che hanno aggiustato il sugo, salsiccia, patate. E buon pranzo a tutti. E buon pranzo a tutti. E sul trattore incontriamo due amici, il signor Antonello con una lei, Palmina, una asinella. Una asinella che ha una storia particolare, ce la vuoi raccontare? No, lei era destinata al macello e ci siamo incontrati ed è nato il nostro amore, quindi andiamo d'amore d'accordo, oggi l'abbiamo portata qui per una camminatina, diventerà mamma a dicembre, quindi siamo iper felici. Il rapporto uomo-animale, in questo caso uomo-asino, come il cavallo, come il cane, insomma, l'uomo-animale quanto è importante? È importantissimo perché comunque è un legame, non so nemmeno spiegarlo, è un legame fortissimo, è un antistress per l'uomo e per loro è una salvezza secondo me perché comunque non è più come una volta che servivano a uno scopo economico, adesso è solo una passione, quindi... penso che sia un legame abbastanza importante per tutti e due. Palmina ha la sella, indossa la sella, sì. Rispetto al cavallo come si va, al trotto, al galoppo? No, al passo, cioè, al trotto ci possiamo pure arrivare fra qualche mese forse se tutto va bene, però è al passo, un passo lento, tranquillo e comodo e tranquillissima, non... La signora Donatella sul tratturo, un po' per gioco, un po' così per divertimento, poi ha scoperto una realtà fantastica, fatta di cavalli, di cavalieri medievali, di tante cose belle, i sapori tipici della tradizione. Assolutamente, sono venuta per pura curiosità con mia figlia e così ho detto andiamo a dare un'occhiata, invece mi sono trovata una realtà sorprendente perché non la immaginavo, con delle persone meravigliose e con dei cavalli fantastici che... mi hanno fatto tornare indietro di 20 anni. Buon divertimento, buona giornata. Grazie.